La tragedia di Sant'Antimo era ossessionato dall'idea che avessero una relazione. Il suocero che ha ucciso i due cognati nell'interrogatorio ammette solo l'omicidio del genero, non ricorda quello della nuora. Sono state migliaia le persone che hanno partecipato alla fiaccolata di Sant'Antimo per ricordare Giulia ed il suo bimbo mai venuto alla luce, Tiago, il corteo anche per le vittime di femminicidio e i cognati uccisi. Incidente mortale sul lavoro in Irpinia, perde la vita un operaio di 33 anni, l'uomo è stato centrato da una pesante trave in ferro nel cantiere della piscina comunale ad Altavilla. Napoli, l'operazione dei carabinieri che ieri ha portato all'arresto di 7 persone, partita dalla denuncia di un operatore della casa per anziani, nuovi controlli al Vomero, sospesa la mensa di un'altra struttura con operai in nero. Alle 15 in onda la replica della prima di 7 puntate dedicate ai percorsi d'acqua in Campania, da Sarno al Vesuvio, l'Oro Blu sgorga dai Monti d'Avella, giovedì prossimo vi porteremo nei sotterranei di Napoli. Il progetto di realizzazione del nuovo collegamento stradale tra autostrada e costa fa discutere, De Luca, si eviterebbero ore di traffico e smog, protesta di Lega Ambiente contro la realizzazione. Lavoratori fragili e genitori con figli under 14 potranno usufruire dello smart working per altri 6 mesi, almeno nel privato, approvato dal Senato l'emendamento, la norma era in scadenza a fine giugno. Continua il momento magico di Napoli, premiata la squadra di calcio femminile per il ritorno in Serie A, cerimonia promossa dal Comune che ringrazia per la passione, la disciplina e la professionalità dimostrate. Buon pomeriggio e bentrovati ai telespettatori di Prima TV, la cronaca in apertura di questa edizione del telegiornale. La tragedia di Sant'Antimo era ossessionato dall'idea che avessero una relazione e il suocero che ha ucciso i due cognati nell'interrogatorio ha ammesso solo l'omicidio del genero, non ricorda quello della nuora. I particolari nel servizio d'apertura. È stato condotto nel carcere di Poggio Reale il 44enne Raffaele Caiazzo, fermato per il duplice omicidio commesso a Sant'Antimo del 29enne Luigi Cammisa e della 24enne Maria Brigida Pesacane, coniugi dei suoi due figli Anna e Alfredo e genitori dei suoi 4 nipotini. Per l'accusa Caiazzo avrebbe agito sulla scorta del sospetto che le due vittime fossero amanti e avrebbe sparato prima a Cammisa in strada e quindi alla nuora in casa, per poi dileguarsi, salvo poi costituirsi dopo aver saputo di essere ricercato dai carabinieri alla stazione dell'arma di Gricignano d'Aversa nel Casertano. Davanti al PM della Procura di Napoli Nord, il 44enne è subito apparso confuso. Ha ammesso il primo omicidio, quello del genero, sostenendo di non ricordare nulla di quello che è successo dopo. L'uomo, devastato dall'idea di una vergogna insostenibile di fronte a una relazione tra cognati della sua famiglia. Mercoledì ho avuto l'ennesima discussione con mio figlio. Io so che quei due avevano un rapporto, ma la mia famiglia non mi ha mai voluto dare ascolto, ha detto Caiazzo. Eppure io Luigi l'ho visto 3 volte salire a casa di Maria, ma loro non mi ascoltavano e ieri sera mio figlio mi ha minacciato. Papà, se non la finisci con queste paranoie, se continui a insinuare queste falsità, allora io non ti faccio vedere più i nostri figli. Quell'ennesimo rimprovero, anziché portarlo a ragionare, lo ha indotto a chiudere i conti a modo suo, con la pistola, per punire i presunti fedigrafi. Arma che non è stata ancora ritrovata. L'autopsia sulle salme delle due vittime verrà eseguita in questi giorni. E restiamo a Sant'Antimo, ma per parlare della fiaccolata svoltasi ieri in memoria di Giulia e Tiago, migliaia le persone che hanno partecipato al corteo.
Il nostro amore per Giulia e Tiago, eterno, smisurato, insaziabile, è la più ardente di tutte le fiaccolate in loro memoria. Nessun sentimento di odio potrà mai spegnere questo fuoco in cui ci struggiamo e riscaldiamo al contempo. È il messaggio della famiglia Tramontano, mamma Loredana e papà Franco, i fratelli Chiara e Mario, letto durante la fiaccolata che si è tenuta a Sant'Antimo in ricordo della 29enne uccisa a Senago, nel Milanese. Migliaia di persone che hanno partecipato c'erano alle istituzioni con i loro gonfaloni, il vescovo Spinillo, ma soprattutto i giovani. Una manifestazione che si è svolta in un clima di commozione reso ancora più cupo dal duplice omicidio che ha sconvolto la cittadina in provincia di Napoli, che ha visto un uomo uccidere i coniugi dei suoi due figli. Una cosa che dobbiamo, proprio come concittadini di Giulia, non se lo meritava, una ragazza da sentito dire dolce, una persona tranquilla. Chi di dovere scelga una pena esemplare che serva di lezione per tutti gli italiani, perché non è una cosa solo del sud, ma è una cosa di tutta l'Italia. Più facciamo questi eventi, più riusciremo a capire che la violenza di genere non va, non ci fa vivere insieme e non ci permette la convivenza civile. E ancora il silenzio, i messaggi, le emozioni dei partecipanti alla fiaccolata raccolte da Prima TV nel corso di uno speciale in diretta. A Sant'Antimo lo avete ascoltato, oltre a ricordare invoca pene severe. Giulia è la figlia di tutti, veramente è stato un omicidio efferrato per lei e per Tiago, perché non dimentichiamo che le aspettava anche un bambino. Come avete spiegato agli alunni questa tragedia? Insomma, abbiamo spiegato loro che l'amore è qualcosa di diverso insomma, rispetto alla morte, che l'amore è soprattutto rispetto e purtroppo nella vita bisogna fare molta attenzione agli atteggiamenti degli altri, bisogna fare attenzione ai lupi travestiti da agnello. Chiudiamo gli occhi, Tiago li aprirà in un posto migliore, promesso. E sulla maglietta ovviamente c'è disegnata Giulia con il suo bambino, due angeli, Giulia e lacrime, che promette al quel figlio purtroppo mai nato di fargli aprire gli occhi in un posto migliore. Per onorare Giulia e il suo bambino, io non conoscevo di persona Giulia, conosco il fratello, però ormai sono diventati dei familiari per tutti quanti, per tutta la comunità di Sant'Antimo. L'uomo potrà sfuggire alla giustizia umana ma non a quella divina. L'associazione di Sant'Antonio sullo striscione ha riportato una frase che Giulia aveva postato proprio sulla sua pagina Facebook, una frase che a leggerla oggi pomeriggio davvero mette la pelle d'oca. Istituzioni, svegliatevi, per questi crimini nessuno sconto di pena. Una frase decisamente dura, la vostra. Sì, assolutamente, diciamo, è un grido che noi stiamo inviando, perché il 2023 non è possibile che appunto ci siano ancora delle situazioni così, del genere. Non è possibile, assolutamente no. Dal mondo dello sport e dal mondo dello sport giovanile arriva un grido d'allarme, possiamo tranquillamente dire questo. La stessa Giulia appunto praticava atletica e quindi questo appunto è il minimo che possiamo fare per lei. Cioè, la tragedia che ci ha colpito come comunità è atroce, non ci sono termini aggettivi per poterlo definire a quell'uomo, etichettarlo uomo è dire troppo, l'ho trattato bene. Queste le voci della comunità di Sant'Antimo, ora andiamo ad ascoltare le parole del primo cittadino, Massimo Buonanno. Giulia non ha mai diciamo, rotto il cordone ombelicale con il paese nel quale è nata e cresciuta, tant'è vero che la ragazza poche settimane fa è tornata qui per comprare il corredino al piccolo Tiago, quindi noi ci siamo davvero stretti tutta la comunità intorno a Giulia e alla sua famiglia, ma devo dire che altrettanto hanno fatto anche gli altri paesi, le altre città, perché stasera avremo l'onore di avere qui presenti alla nostra fiaccolata il presidente De Luca, tanti onorevoli, tanti senatori, consiglieri regionali, il
sindaco metropolitano, i sindaci anche del territorio e del comprensorio, i sindaci dell'ambito 17 che hanno mostrato davvero grande solidarietà alla nostra comunità. Sindaco, quali sono state le prime parole che lei ha rivolto in particolare alla mamma di Giulia, ammesso che ci sono parole giuste in queste circostanze? La parola che ho utilizzato mi commuove ancora, ho detto Loredana, non ci sono parole, perché davvero da genitore posso soltanto immaginare quello che abbia provato, però lo dico davvero con le lacrime agli occhi, loro anche se sono lontani tanti chilometri sentono tutta quella che è la nostra vicinanza, ma la cosa importante sarà quella di essergli vicini anche dopo, cioè quando le luci dei riflettori saranno spente, quando saranno da soli nel loro dolore, e in quel caso lì noi dovremo far sentire davvero il senso di comunità e di appartenenza e dovremo stringerli in un forte abbraccio. Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto poche ore fa in Irpinia, a perdere la vita un operaio di 33 anni originario di San Martino Valle Caudina. L'uomo è stato centrato da una pesante trave in ferro mentre era all'opera nel cantiere della piscina comunale di Altavilla, Irpina. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini, nulla da fare purtroppo per i soccorritori giunti sul posto. Ulteriori aggiornamenti su quanto si è verificato poche ore fa sul sito primatv.it nelle prossime edizioni del telegiornale. L'operazione dei carabinieri che ieri ha portato all'arresto di 7 persone per maltrattamenti sugli anziani in casa di riposo nel quartiere Chiaia è partita dalla denuncia di un operatore e dalle successive intercettazioni audio-video emerge l'inaudita crudeltà che gli anziani subivano quotidianamente. Minacce, insulti, umiliazioni rivolti dagli operatori sanitari agli anziani e la casa di riposo di Chiaia nel centro di Napoli. Le intercettazioni sono agli atti dell'indagine che ha portato all'arresto di 7 persone. L'indagine è partita nel novembre 2022 quando un operatore sociosanitario ha sporto denuncia presso i carabinieri di Chiaia. In cerca di lavoro era stato contattato dal personale della casa per anziani, ma durante il periodo di prova aveva constatato che la struttura era in stato di abbandono, le condizioni igieniche erano scarse, che gli anziani erano in stato di soggiogazione fisica e psicologica al punto da apparire intimoriti dagli operatori. Ma ci sono intercettazioni audio-video che raccontano la totale mancanza di umanità da parte degli operatori anche nei confronti di ospiti della casa di riposo più anziani. Per gli inquirenti l'età avanzata di due donne, 82 e 100 anni, e la loro fragilità danno conto dell'estrema crudeltà e violenza fisica e psicologica sistematicamente esercitata nei confronti delle anziane. Emerge anche in modo nitido la mancanza di qualsiasi umanità da parte degli operatori ripresi che si accaniscono contro le anziane, restando insensibili di fronte alle richieste di aiuto, alle urla, al dolore e al pianto. Sullo sfondo delle ipotesi di accusa resta anche il giallo di due decessi su cui sono in corso verifiche da parte dei PM. Si tratta di due uomini, entrambi indicati come vittime di maltrattamenti, deceduti nel periodo delle indagini. È il 25 febbraio scorso quando una delle operatrici della struttura, ora ai domiciliari, comincia ad urlare: se parli un'altra volta ti metto nella stanza fino a stasera, te lo giuro su mio padre. L'anziano continua a lamentarsi, chiede fazzoletti per soffiare il naso, quando interviene un altro operatore arrestato: se non ci sei riuscito finora non lo farai più. Le parole si accavallano, si sente anche una voce femminile, questo zingaro. Pochi minuti dopo uno degli operatori si rivolge ancora all'anziano: prima della partita, poi non te ne venire che devi andare in bagno, se devi andare in bagno non ti devi più muovere. Stesso trattamento anche per un altro paziente che poi è deceduto. Siamo a marzo scorso quando alcune conversazioni vengono intercettate. Così lo stesso operatore in cella da ieri afferma di doverlo per forza legare perché appena si distrae l'anziano si alza dal suo posto. Al termine dei sopralluoghi effettuati col personale dell'ASL insieme ai carabinieri è stata disposta la chiusura della casa per anziani per gravi carenze igienico-sanitarie. I 15 pazienti presenti sono stati tutti trasferiti. 12 sono stati accompagnati nelle case dei familiari, altri 3 trovati in condizioni di salute precarie, 2 sono stati trasferiti all'ospedale del Mare, l'ultimo presso il residence dello stesso ospedale messo a disposizione dall'ASL.
Su strutture sanitarie per anziani, nuovi controlli. I carabinieri della compagnia Vomero, durante le operazioni effettuate ieri dalla compagnia Napoli Centro, hanno controllato insieme ai colleghi del NAS e del NIL un'altra residenza. Il controllo è stato effettuato col prezioso contributo del personale ASL. In questa nuova struttura i militari hanno trovato 5 operatori sociosanitari in assenza di regolare contratto di assunzione. Oltre ai dipendenti in nero, i carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie nelle cucine. L'attività di refezione è stata sospesa. Voltiamo pagina, alle 15 in replica la prima delle 7 puntate dedicate ai percorsi d'acqua in Campania, andata in onda ieri sera da Sarno al Vesuvio. L'Oro Blu sgorga dai Monti d'Avella. Giovedì prossimo vi porteremo nei sotterranei di Napoli. Vediamo intanto insieme uno stralcio della trasmissione di ieri che potrete seguire in replica alle 15. Questi sono i Monti di Avella, questo è il bacino imbrifero dei Monti di Avella. Quella che vediamo in questo momento è una trincea che raccoglie le acque sorgive di questo bacino. Sì, nei periodi di piena l'acqua scaturisce naturalmente a gravità e viene intercettata da questa trincea, che è un'opera di sbarramento frontale a questa linea di flusso. Quando viceversa ci sono i periodi di magra, quindi l'acqua ha difficoltà a scaturire naturalmente, nella stessa galleria insistono 11 pozzi e quindi viene prelevata ad una profondità maggiore. Ed è un bacino imbrifero al servizio più o meno di che bacino di popolazione? È 1,5 milioni. E le piogge si devono misurare nel tempo, negli anni, e drammaticamente invece dobbiamo registrare un calo cospicuo dell'attività, delle precipitazioni negli anni, nei decenni. Un'ultima domanda, lei ha mai fatto il bagno nel fiume Sarno? L'ho fatto più di una volta, probabilmente la prima risposta che dovevo dare era proprio questa. Quando mi sono immerso nelle acque del fiume Sarno, ma tantissime volte, qui a Foce e sovente, da bambino soprattutto, mi sono immerso più di una volta, non soltanto qui nel rio Foce, ma anche nel rio Palazzo, nella zona. All'epoca non c'era questa urbanizzazione che c'è oggi, ma ci si poteva immergere tranquillamente. Refrain della mia attività amministrativa, quella di pensare che la strada possibile è la strada all'interno della quale bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo e raggiungere i risultati. Lo stiamo facendo giorno per giorno, lo stiamo facendo grazie alla collaborazione di Gori. Entro il 2025 vorremmo vedere tutto il bacino idrografico del fiume Sarno bonificato e riqualificato. Nel frattempo tutti i cittadini devono capire che devono diventare sindaci di se stessi. Devono cambiare le loro abitudini di vita, non devono più usare i canali e i fiumi come veicolo di smaltimento dei rifiuti, ma devono preservare queste risorse importantissime per noi stessi e per le future generazioni. Ed ora parliamo della sfida tra il governatore De Luca e gli ambientalisti, sfida sulla realizzazione della strada veloce Eboli-Agropoli. Una strada veloce da Eboli ad Agropoli per smaltire il traffico infernale sulla costa cilentana. Nella sede della Regione Campania si è fatto il punto sul progetto della bretella Eboli-Agropoli in presenza del governatore Vincenzo De Luca e i tecnici dell'ANAS. L'infrastruttura della mobilità, che dovrebbe servire a decongestionare il territorio, è costata 500 milioni di euro. Ce ne parla il presidente De Luca. Bisogna tener conto che la fascia costiera cilentana è frequentatissima ovviamente da tutti i nostri concittadini della provincia di Napoli e dell'area nord di Salerno, quindi veramente abbiamo centinaia e migliaia di turisti, di visitatori che arrivano in quella zona. Dunque un'arteria come questa, che garantisce un collegamento rapido con la fascia costiera cilentana, è di straordinaria utilità. La realizzazione del collegamento stradale non piace alle associazioni ambientaliste, che hanno manifestato all'esterno della sede della regione. Non so se gli amici di Legoambiente hanno mai provato a raggiungere Capaccio, Agropoli in periodo estivo. Ci vogliono 2 ore e sono 2 ore di fila
durante le quali le macchine mandano CO2 in atmosfera. Basterebbe solo questo per dire che dal punto di vista ambientale è un'opera di grande sostenibilità. E ora andiamo ad ascoltare le ragioni degli ambientalisti contrari al progetto. Mentre a Palazzo Santa Lucia il governatore Vincenzo De Luca presenta il progetto di una strada veloce da Eboli ad Agropoli, gli attivisti di Legambiente protestano contro la sua realizzazione e di tutte quelle opere che rallentano la transizione ecologica. Non è la strada giusta, si legge sullo striscione dei manifestanti. Ascoltiamoli. Abbiamo presentato delle osservazioni puntuali dove appunto abbiamo raccontato perché siamo contro, ma noi quando diciamo, sottolineiamo la contrarietà siamo sempre lì a raccontare invece quali sono le proposte, e diciamo le proposte sicuramente sono quelle di mettere diciamo, a sistema quello che già c'è, quindi le assi viarie già esistenti, quindi migliorare il trasporto, sicuramente il trasporto su ferro, quindi finalmente provare a incentivare il trasporto su ferro e il trasporto intermodale, quindi dalle stazioni del Cilento come raggiungere le altre località. Ci sono tantissime possibilità per farlo attraverso il bike sharing, il car sharing. Bisogna lavorare in questa direzione. Ad esprimere il suo dissenso per l'infrastruttura della mobilità anche il sindaco di Eboli, Mario Conte. Questo tracciato che viene indicato ANAS per poter costruire questa strada di livello B, cioè quindi a modo di autostrada, non può essere accolta perché è troppo impattante sul nostro territorio, perché attraversa 114 aziende agricole di grande pregio e quindi crea un grande problema sia economico sia sociale ma anche ambientale. Ed ora una breve pausa, tra poco torniamo con le ultime novità sullo smart working. Rieccoci come promesso, lavoratori fragili e genitori con figli under 14 potranno usufruire dello smart working per altri 6 mesi, almeno nel settore privato. Approvato dal Senato l'emendamento che proroga il lavoro agile fino al 31 dicembre, una norma che era in scadenza a fine giugno. Grazie a un emendamento approvato in commissione in Senato è stato prorogato fino al 31 dicembre lo smart working nel settore privato. La norma riguarda i lavoratori fragili e i genitori con figli fino a 14 anni. Per il pubblico è in corso un approfondimento per verificare le coperture finanziarie. Un altro emendamento al provvedimento prevede inoltre che il beneficiario dell'assegno di inclusione con i figli under 14 invece debba accettare un'offerta a tempo indeterminato solo se entro gli 80 km di distanza o se raggiungibile in 2 ore con i mezzi pubblici. La condizione principe è che il lavoro svolto dal dipendente comunque sia compatibile con le modalità di remoto. Per quanto riguarda i genitori con almeno un figlio al di sotto dei 14 anni, si tratta di una proroga che ormai, salvo alcune interruzioni, va avanti da 3 anni e sulla quale da tempo si è aperto un lungo dibattito. Ci si chiede cioè se il diritto allo smart working totale prorogato dall'emendamento valga anche per tutte quelle aziende che hanno chiuso accordi sindacali per introdurre strutturalmente alcuni giorni di lavoro da remoto a settimana. Un nodo non ancora sciolto. La norma è stata in realtà approvata a sorpresa dal Senato, dove è in discussione il decreto sul lavoro licenziato dal Consiglio dei Ministri il 1 maggio scorso. Si chiama Bulli di Sapone, rispetto e gentilezza contro la violenza. È l'iniziativa che ha portato alla premiazione di ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa promossa dalla Regione Lotta al bullismo e al cyberbullismo. Applausi, sorrisi e una marea di facce di giovani studentesse e studenti hanno colorato l'auditorium di Città della Scienza in occasione della cerimonia conclusiva del progetto Bulli di Sapone. Rispetto e gentilezza contro la violenza è stato il motto del concorso, sostenuto da SCABEC e dalla Regione Campania, che ha visto gli alunni di diversi istituti di ogni ordine e grado del territorio regionale approfondire le tematiche del bullismo e del cyberbullismo. Ci hanno detto di più la promotrice del progetto, la referente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo della Regione Campania, Bianca Sannino, e l'assessore regionale alla formazione professionale, Armida Filippelli.
Come ufficio scolastico regionale noi siamo vicini alle scuole per sostenerle nella promozione delle azioni volte appunto alla sensibilizzazione rispetto a queste tematiche che oggi sono di grande attualità. I ragazzi devono poter capire che quando ci sono dei problemi ci sono le istituzioni accanto, non ci sono dei tabù. Ecco, anche il bullismo, che è in fondo un abuso di potere, una prepotenza, ha bisogno di essere decodificato. L'isolamento emotivo delle vittime di bullismo, la fragilità del bullo, l'importanza di non dare peso al giudizio altrui. Ci ha parlato delle modalità di approccio a queste tematiche l'amministratore unico di SCABEC, Pantaleone Annunziata. Lo abbiamo fatto anche attraverso strumenti che possano interessare di più i giovani, attraverso video web, attraverso disegni e ovviamente anche attraverso le lezioni frontali. Noi come SCABEC ci siamo messi alla prova e siamo felici del risultato che abbiamo raggiunto. Ed ora voltiamo pagina. In comune a Napoli è stata premiata la squadra di calcio, ma del Napoli femminile, per il ritorno in Serie A. Continua un momento magico. Il Napoli femminile torna in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. In 12 mesi società e squadra sono riuscite nell'impresa di tornare nella massima serie vincendo il campionato di Serie B. La vittoria di misura del Napoli in trasferta sul campo del Tavagnacco ha permesso alle ragazze allenate da Mister Seno di chiudere in vetta la classifica, un risultato che equivale alla promozione diretta. Nella sala giunta del Comune di Napoli l'assessore allo sport Emanuela Ferrante ha premiato le giocatrici azzurre per la passione, la disciplina e la professionalità dimostrate. Ecco il commento dell'assessore. È stato un anno fantastico, ovviamente inaspettato per la vittoria del Calcio Napoli per la Serie A maschile e consentitemi di dire questo, anche più desiderato forse ancora per quanto mi riguarda la vittoria delle ragazze del Napoli femminile che ho seguito per tutto quanto l'anno, quindi davvero passo passo siamo arrivati a questo traguardo per il quale sono molto orgogliosa. Una cavalcata vincente, quella delle partenopee, che hanno chiuso il torneo cadetto con 74 punti, uno in più della Lazio seconda, frutto di 23 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte. Per un particolare caso del destino, le calciatrici azzurre festeggiano la vittoria del campionato in terra friulana, proprio come i colleghi maschi per la conquista dello scudetto. Emozionati alla cerimonia erano presenti anche il presidente della SS di Napoli, Alessandro Maiello, e l'allenatore Biagio Seno. Siamo felicissimi di aver riportato questa squadra in Serie A, perché è un gruppo insomma che era nato tutto quanto da zero dopo la retrocessione e ci speravamo dall'inizio, ci abbiamo creduto, il gruppo ce l'ha fatta e quindi eccoci qua. Napoli oggi sembra il centro del mondo e ovviamente ne beneficerà anche il movimento femminile. Lo store Iperbimbo, sempre al fianco delle mamme in attesa, e per i bimbi che crescono tante novità e occasioni per accompagnare i più piccini nel percorso di crescita. Vediamo di cosa si tratta. Lo store Iperbimbo, sempre al fianco delle mamme in attesa e per i bimbi che crescono, ha sempre in serbo tante novità e occasioni per accompagnare i più piccini nel loro percorso di crescita. Giugno, mese di occasioni da non perdere per le mamme e i papà che hanno bisogno di fare scorta, possiamo dire? Assolutamente sì, è un po' come sempre Iperbimbo coccola i suoi clienti e per l'appunto nel mese di giugno ci saranno tantissime promozioni. Partiremo con il Pampers Day il 9 e il 10 giugno qui ad Avellino a Via Nazionale Torretti Mercogliano e il 9, 10 e 11 a Benevento presso il centro commerciale Sanniti. Alcuni esempi? Sì, infatti noi abbiamo alle nostre spalle proprio il Pampers Day. Quali sono ad esempio? Esempio, avremo il pacco speciale Progressi a soli 28,99 e il quadri special pack di Baby Dry a solo 26,99. E poi c'è anche un'altra possibilità legata a Pampers, quindi l'azienda Pampers e Iperbimbo, proprio per un regalo in più, possiamo definirlo così, il cashback, che cos'è, Luigi? Siamo veramente matti, come si dice, no?
Oltre a questa promozione che c'è in atto, ci sarà anche il cashback che Pampers, con una spesa minima di 20 euro, automaticamente riaccredita al cliente registrandosi sul sito 4 euro, oppure con una spesa di 50 euro riaccredita ben 12 euro. Quindi sono promozioni veramente spettacolari. Da non perdere. Da non perdere. Oltre alla promozione, le occasioni, ovviamente venire presso lo Store per Bimbo è anche l'occasione per vedere i nuovi arrivi, le novità, come prepararsi all'estate. Ci sono tante cose che possono servire ai nostri bimbi, è vero? Li aspettiamo tutti, Iperbimbo e famiglia, quindi vi aspettiamo numerosi per accogliervi nel migliore dei modi, come ci proviamo sempre. Perché la vita è meravigliosa, usiamo noi lo slogan di Iperbimbo. La bacheca chiude anche il TG, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con i programmi di Prima TV.